Una giornata di lavoro che si trasforma in tragedia. Si trovava su un muletto quando improvvisamente una lastra di marmo lo ha travolto e schiacciato, forse a causa della rottura di una corda di sostegno, ma saranno le indagini a chiarire definitivamente le cause dell'incidente che ha provocato la morte di un giovane operaio questa mattina intorno alle 10.30 in una ditta di Lugagnano. Davide Spinazzola, 31 anni, viveva a Castell'Arquato insieme ai genitori e da qualche anno faceva il marmista. Nel 2013 aveva deciso anche di dedicarsi agli altri, vestendo i panni di volontario per la pubblica assistenza Valdarda. E sono stati proprio i colleghi prima ad arrivare sul posto per soccorrerlo. Infatti la sede dell'azienda dove si è consumato l'infortunio e quella della pubblica distano poche centinaia di metri. Quando gli altri volontari hanno raggiunto il cortile dell'impresa, si sono trovati di fronte a una vera e propria tragedia, con il loro amico incastrato sotto la lastra di marmo. Per riuscire a prestargli le prime cure del caso hanno dovuto prima spostare il pesante lastrone, ma ormai per Davide non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con l'elisoccorso da Parma, i vigili del fuoco e i carabinieri di Fiorenzuola.